Si è svolto questa mattina il sopralluogo della Commissione Ambiente del Consiglio Comunale presso il Parco dei Divertimenti Edenlandia. I componenti della Commissione hanno incontrato l'amministratore della società New Edenlandia che sta lavorando alla ristrutturazione del parco per fare il punto sui tempi di riapertura al pubblico. Io confermo, come ho detto anche in passato, l'apertura il 20 aprile, nel senso che sia chiaro, noi apriamo solamente una parte, l'area Kiddy. Stiamo lavorando per fare questo. Mi rendo conto che tu entri qua e diciamo una certa isolazione. Forse per me è diverso, perché ci vengo tutti i giorni e io già nella mia mente immagino come sarà. Quindi per me non è la vecchia dell'anno, è la nuova che ho già nella mia mente, la vedo disegnata secondo gli schemi, gli schizzi e le scenografie che hanno fatto i nostri amici. Quindi per me è un po' diverso. Mi rendo conto che noi stiamo lavorando e voi sapete che al di là dell'impegno finanziario stiamo mettendo l'anima qua dentro. Abbiamo gettato, come ho detto altre volte, il cuore oltre l'ostacolo. Perché in questa impresa, che non è un'impresa diciamo, normale, stiamo mettendo tutto quello che si può fare per arrivare diciamo, a riproporre, a riconsegnare ai napoletani, ai nostri colleghi, un parco che sia degno di questo nome. Per una prima area del parco, dunque quella dedicata ai bambini, si conferma l'apertura fra il 20 e il 30 aprile prossimi, mentre per le fasi successive e la completa riapertura ci sono ancora da risolvere alcune questioni relative alle richieste della sovrintendenza di ulteriori abbattimenti rispetto a quelli già concordati. La definitiva risoluzione delle ultime problematiche sarà infatti oggetto del tavolo di lavoro convocato per dopodomani con gli assessori competenti e la sovrintendenza.